Immaginate che la vostra mano sinistra cominci a muoversi da sola, come animata di vita propria. Che vi tocchi il viso mentre dormite, svegliandovi la notte. O che vi tiri uno schiaffo, o che vi sbottoni la camicia non appena avete finito di abbottonarla. Queste cose sono successe a Karen Byrne, il caso forse più noto di sindrome della mano aliena. Ma è successo tutto all'improvviso? Una qualche entità ha preso il controllo del suo arto? No. Karen ha 27 anni, si è sottoposta a una delicata operazione al cervello, la callosotomia, ovvero la separazione chirurgica dei due emisferi cerebrali per sezionamento del corpo calloso, una fascia di fibre nervose che tiene collegate le due metà. L'intervento viene fatto a scopo terapeutico nella cura dell'epilessia. Karen è guarita da un problema che si trascinava dall'infanzia per ritrovarsene un altro che ha dovuto combattere per i 18 anni successivi, quando si è finalmente trovato un farmaco per riuscire a tenere a bada il fenomeno. Non esiste infatti un rimedio davvero valido per mettere a cuccia l'arto indisciplinato, ma con un mix di farmaci e tecniche particolari si può convivere con una mano che, detto in parole povere, tende a farsi gli affari suoi. Mentre piano piano si rendeva conto che qualcosa non andava, Karen ha sperimentato episodi sempre più strani. Reggevo la sigaretta con la mano destra e poi la sinistra la afferrava e la spegneva nel portacenere. Oppure ero in giro con la mia borsetta e la mano sinistra prendeva degli oggetti e li abbandonava in giro. In questo modo ho perso un sacco di cose. Quello che riferisce Karen è inquietante, perché letteralmente il suo cervello non registrava il movimento della mano che prelevava le sue cose dalla borsetta. Lei non se ne accorgeva. Se pensate che il caso di Karen sia un caso isolato, vi sbagliate. Non si verifica solo in seguito a un'operazione al cervello, ma anche per gravi traumi cranici dovute a cadute o a incidenti che coinvolgono la testa, e spesso anche a causa di un ictus. Malattie neurodegenerative e tumori possono altresì dare il via al problema. È una sindrome neurologica che può colpire sia la mano destra che la sinistra, sebbene nella maggior parte dei casi è interessata la sinistra. Viene chiamata anche sindrome della mano anarchica o sindrome del dottor Stranamore, nome originato dall'omonimo film con il grande Peter Sellers, in cui l'attore interpreta la parte di un uomo che non riesce a controllare la mano destra, la quale, oltre a esibirsi in un discutibile, indesiderato e tristemente noto saluto a braccio teso, tenta anche di strangolarlo. La cosa terrificante è che non è tutta finzione. Ci sono infatti stati alcuni casi in cui la persona affetta da questa sindrome si è svegliata di colpo nel bel mezzo della notte, con una delle mani attorno al proprio collo, che stava applicando una certa pressione. Oppure casi in cui la persona, intenta a mangiare, ha visto la mano anarchica afferrare il cibo dal piatto per introdurlo bruscamente nella bocca. Schiaffi e pugni rientrano nelle dolorose azioni sperimentate dalle vittime. È spaventoso pensare che il proprio corpo possa ribellarsi a tal punto da volerci far del male. Non si tratta di semplice paralisi, di un arto che non possiamo più utilizzare, ma di una parte di noi che è ancora perfettamente funzionante, sulla quale non abbiamo più il controllo. Si tratta di vedersi apparire davanti alla faccia la propria mano senza aver partorito il pensiero di volerla muovere. Francamente non so cosa sia peggio, la paresi o questo spaventoso fenomeno. La mano colpita non è debole, anzi, mantiene una forza normale. I movimenti non sono spastici o convulsi, ma intenzionali e coordinati. Le persone che soffrono della sindrome della mano aliena spiegano in genere che la mano sembra essere controllata da qualcun altro, sebbene continuino a conservarne il senso del tatto. Movimenti normali come raccogliere oggetti, toccarsi il viso e persino vestirsi o svestirsi sono tutte caratteristiche della sindrome della mano aliena, che spesso sembra divertirsi a fare l'opposto di quello che fa la mano antagonista, se così possiamo chiamarla. Se una mano abbottona, l'altra sbottona,
Se una mano regge la caffettiera e riempie la tazza di caffè, la mano che regge la tazza ne rovescia il contenuto capovolgendola. Se una mano afferra un oggetto, può stringerlo così forte che l'altra mano deve sollevare un dito dopo l'altro per costringerla a mollare la presa. Sono tutte azioni involontarie, indesiderate e inaspettate, così particolari da portare chi ne è vittima a parlare alla mano come se fosse un'entità separata per tentare di farla desistere, o riferendosi a lei in terza persona. Diagnosticare un caso di reale sindrome della mano aliena può essere complesso quando di mezzo ci sono altri problemi di natura psichiatrica. La frase «la mia mano si muove da sola» viene spesso giudicata erroneamente come l'espressione di un individuo affetto da un disturbo comportamentale. Spetta ai medici non prendere sotto gamba questo tipo di lamentele e condurre tutte le analisi e i controlli del caso per scoprire il reale problema. Come è accaduto a Karen, l'attività motoria del corpo potrebbe andare in tilt dopo un'operazione simile alla sua, che è andata a toccare il corpo calloso. Ma si è visto che anche lesioni alla corteccia motoria sono in grado di sfociare nello stesso fenomeno. Non potersi basare su una causa certa rende impossibile affermare senza ombra di dubbio che se una specifica sede del cervello venisse danneggiata, si vedrebbe la nascita di questa sindrome. Nulla è certo. Come a dire che il cervello è ancora un grande mistero e che ogni sua singola parte è strettamente connessa con le altre. È un magnifico organo capace di cose incredibili quando in salute e allo stesso modo capace di cose altrettanto incredibili se danneggiato da traumi o malattie. Alcuni metodi utilizzati con successo nel trattamento della sindrome della mano aliena includono terapie farmacologiche dirette al controllo muscolare. Le tecniche di terapia cognitiva sono state utilizzate con una moderata efficacia. Uno dei metodi più utilizzati è quello di far manipolare un oggetto alla mano ribelle, in modo da distrarla, per così dire, e impedirle di partire per qualche missione non programmata. Come se avessimo a che fare con un bimbo lunatico che dobbiamo far concentrare su un oggetto che gli abbiamo affidato. Sebbene in ambiente medico sia considerato più un fastidio che una reale minaccia per la salute, chi ne soffre sviluppa problemi psicologici che hanno alla base un comprensibile e pesante imbarazzo nella vita quotidiana e nell'interazione con il prossimo. Per non parlare di quei casi, per fortuna rari, in cui l'arto indipendente tenta di strangolare o di cavare gli occhi al proprietario. Storicamente parlando, questa sindrome è stata identificata per la prima volta nel 1909 e da allora sono stati registrati circa 50 casi. Proprio per la scarsità di pazienti da studiare, non si sono fatti molti progressi nello stabilire esattamente cosa la provoca, l'esatto meccanismo che c'è dietro. O meglio, sappiamo cosa succede nel cervello quando decidiamo di eseguire una semplice azione come bere un bicchiere d'acqua, dal momento in cui pensiamo di bere fino a quando, ad azione finita, poggiamo il bicchiere vuoto sul tavolo. C'è qualcosa di magico nella serie di segnali che partono dal lobo frontale, raggiungono la fascia motoria, il corpo calloso di cui abbiamo parlato prima, che è responsabile di tutti i movimenti del corpo, espletando tutte le azioni necessarie a farci arrivare il bicchiere alle labbra. Riassumendo, possiamo dire che il corpo calloso può essere visto come il server di posta elettronica del cervello, un fascio di nervi che inviano messaggi e che collegano e condividono le informazioni con i due emisferi. La sindrome della mano aliena è il risultato di un danno a questi nervi. Quando il corpo calloso è danneggiato, le diverse sezioni del cervello sono scollegate e incapaci di parlare tra loro. La sua posta elettronica è permanentemente interrotta. Una mano funziona quindi normalmente svolgendo compiti mirati, senza però collaborare con l'altra mano, con il risultato di un arto che può agire da solo, a volte in opposizione al lato funzionante. Quanti misteri ci sono ancora da risolvere quando parliamo di questo organo così complesso, fatto di materia grigia, neuroni e terminazioni nervose, che se ne sta lassù, dentro la nostra scatola cranica, e ha la responsabilità di ogni nostro movimento, volontario o automatico,
di ogni nostra emozione, di ogni nostro pensiero. Le anomalie che derivano da un suo errato funzionamento sono misteri che si sovrappongono al mistero che già lo circonda, affascinante e inquietante allo stesso tempo. Spero abbiate gradito questo breve viaggio alla scoperta di una sindrome che mi lascia spiazzata per la sua bizzarria e che ho voluto farvi conoscere, per essere sempre più coscienti di quanto delicati siamo in questo universo di delicati equilibri.